A giudicare dai commenti sulle pagine social dei sindaci del territorio e dall'impegno nel weekend delle forze dell'ordine, il primo fine settimana dopo il lockdown non è andato secondo le aspettative. Il sindaco di Pesaro scrive oggi sul suo profilo Facebook: questo primo weekend dopo la riapertura non è andato affatto bene, sono tornati gli assembramenti, soprattutto da parte delle compagnie dei più giovani. Una situazione simile in tutta Italia e i sindaci quindi sono molto preoccupati. Esprime invece un cauto ottimismo il sindaco di Senigallia Mangialardi, che tesse invece le lodi di commercianti e avventori per il rispetto delle regole e per averlo constatato personalmente. Un segnale incoraggiante, dice, che gli fa esprimere ottimismo, senza però rinunciare a incitare tutti, cittadini e esercenti commerciali, ancora una volta al ligio rispetto delle norme anti-Covid. A Fano invece la movida del fine settimana ha tolto il sonno al sindaco Seri per una piazza 20 settembre affollatissima e con le volanti delle forze dell'ordine di ronda e qualche controllo anche in alcuni locali. E per la stessa, se non peggiore, situazione che si è venuta a creare a Lido e alla Sassonia. Siamo entrati nella fase 2, questo è un bel risultato, significa tornare a vivere la città, a godercela e quindi avvicinandoci sempre più a una vita di normalità. E in questi giorni ho anche fatto diversi appelli affinché si mantengano comportamenti responsabili, onde evitare di vanificare i risultati ottenuti fino ad oggi. Devo riscontrare purtroppo che molti di questi appelli sono caduti nel vuoto, in modo particolare da parte dei più giovani. Questo non va bene. Non va bene perché abbiamo visto che qualche contagio, pochissimi, però sono under 35. Quindi è la dimostrazione che quando non si tengono comportamenti corretti e responsabili, il rischio di riaumentare il contagio quando le cose stanno andando bene sotto l'aspetto sanitario e la curva si sta avvicinando allo zero, non possiamo permettercelo. E allora io rinnovo l'invito, ma lo faccio con serietà e determinazione. Se questi comportamenti responsabili, e significa portare la mascherina quando si è in gruppo, e significa tenere le misure, le distanze di sicurezza, proprio nel nostro interesse, per il nostro bene e degli altri, e anche della città. Se così non avvenisse, noi siamo costretti ad intervenire in modo determinato, quindi vuol dire che interdiremo quegli spazi dove si creano maggiori assembramenti e potremo restringere anche determinati orari per determinate attività, cosa che non vogliamo fare, ma questo dipende dai comportamenti che teniamo ognuno di noi. Fra l'altro mercoledì avremo anche un incontro con il prefetto e i miei colleghi sindaci della zona per il comitato di sicurezza, proprio per monitorare e decidere insieme quali misure adottare. Però ancora una volta la differenza la facciamo noi con i nostri comportamenti.